Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Beat. È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Beat. Questa è la puntata 113 e io sono come sempre Francesco e non la polizia, visto che è il 113. Oggi niente bit e byte, solo qualcosa di molto fisico e molto ustionante se non si sta attenti. Avete mai fatto caso che quando accendete il fornello dovete schiacciare verso il basso il pomello e una volta accesa la fiamma, se lo rilasciate troppo in fretta, questa si spegne? Avete appena visto come funziona il sistema di sicurezza per evitare di far esplodere casa se la fiamma di un fornello si spegne perché è colpita da un forte movimento d'aria o da un liquido che magari cade dalla pentola che sta sopra al fornello. Quindi, in parole povere, se non c'è la fiamma, il fornello smette di erogare gas. Ma come fa? E sono io qui a raccontarvelo. Tutto merito di una valvola e di una termocoppia. Quando finite di ascoltare il podcast, andate in cucina e osservate il fornello a gas. Se avete quello a induzione o quello elettrico, andate a casa di un amico che sarà felice di smontare il fornello per farvi vedere come è fatto. Forse non troppo felice, ecco, però magari voi gli offrite una birra e lui vi fa questa cortesia. Già che ci siete, ditegli di ascoltare questo podcast, che così, oltre a diffondersi, raggiunge lo scopo di far incontrare le persone. Va bene, è ora di tornare seri. Il fornello è composto da pochi pezzi. Togliete la griglia di ferro che vi permette di appoggiare la pentola. Avete davanti il bruciatore tondo, solitamente nero. Togliete anche quello. Adesso c'è un pezzo più chiaro, sempre tondo, pieno di scanalature. Anche lui è da togliere. Vi è rimasto un buco con al centro un piccolo foro e due spuntoni sulla sua circonferenza. Il piccolo foro al centro è l'ugello dal quale esce il gas. I due spuntoni, chiamiamoli così, hanno due funzioni distinte. Uno di questi due è quello che genera la scintilla per accendere la fiamma. Nei fornelli vecchissimi non c'è. Questo funziona solo se il fornello è collegato alla rete elettrica di casa. Poi ora non so se ce ne sono che funzionano a batteria. Io ne ho uno economico e funziona così. L'altro è il sensore che ci salva la vita, la termocoppia. Ci arriviamo tra un attimo. Il gas arriva al fornello dall'impianto dell'alloggio e si ferma davanti a una serie di valvole, una per ogni fuoco. Queste valvole sono collegate ai pomelli che regolano la fiamma. Più voglio la fiamma forte, più devo aprire la valvola in modo che possa far passare più gas verso l'ugello. Questa valvola ha due funzioni. La prima è quella di cui vi ho appena parlato. Regola quanto gas passa per la regolazione della quantità di fiamma. La seconda invece può aprire o chiudere completamente il passaggio, indipendentemente dalla regolazione di cui prima. Schiacciando il pomello verso il basso si apre questa seconda parte, quindi passa il gas e potete accendere la fiamma. Togliendo la pressione dal pomello, la seconda parte della valvola si chiude e il gas si spegne. E quindi come devo fare? Posso mica stare con il pomello schiacciato fino a quando la pasta è cotta? Ecco, magari no. Adesso è il turno della termocoppia. Questo sensore è realizzato in modo tale che in punta ci sia un contatto con due materiali diversi. Se applico una certa temperatura a questo punto, tra i due materiali scorre una piccola corrente e ai capi dei fili della termocoppia c'è una piccola tensione. Questa tensione è usata per attivare un attuatore che fa la stessa funzione della nostra mano quando schiaccia il pomello per l'accensione. Apre la seconda parte della valvola. Quindi gli eventi uno dopo l'altro sono: schiaccio il pomello, apro la valvola e regolo il flusso. Sta uscendo il gas ma non c'è fiamma.
Schiaccio il bottone per fare la scintilla. In alcuni fornelli la scintilla parte mentre tenete schiacciato il pomello. Ho ottenuto il triangolo della combustione. Ho l'ossigeno che è il comburente, ho il gas che è il combustibile e ho il calore che è la scintilla. Il risultato è che la fiamma si accende. La fiamma è calda, circa 1800 gradi centigradi. Lo si capisce dal suo colore azzurro. Fa strano, ma quando più il colore è freddo, più la fiamma è calda. Le fiamme poco calde sono rosse. Con la fiamma accesa, la termocoppia che sta subito lì si scalda molto in fretta. La termocoppia genera quel poco di corrente che serve per far mantenere aperta la valvola, così quando io tolgo la mano dal pomello, la valvola non si chiuderà perché è tenuta aperta dalla termocoppia. La fiamma resta accesa e scalderà la pentola. Se nella pentola c'è troppa acqua, questa bollendo aumenta di volume e potrebbe tracimare dai bordi. L'acqua potrebbe andare a colpire il bruciatore interrompendo il triangolo del fuoco. Toglie l'ossigeno perché copre i fori da cui esce il gas e abbassa la temperatura. A questo punto la fiamma si spegne e la temperatura cala. La termocoppia quindi, al calare della temperatura, diminuirà la tensione generata e questa minor tensione porterà la valvola a chiudersi. A questo punto il gas non esce più. Tutti salvi. La cosa bella della termocoppia è che non deve essere alimentata, funziona anche se il fornello è staccato dalla corrente elettrica, quindi siamo tutti al sicuro, anche se stiamo cucinando a lume di candela la pasta durante un blackout. Vi assicuro che funziona perché ci ho provato da casa prima di registrare. Visto che la sicurezza con le fiamme non è mai troppa, vi ricordo alcune cose. Il gas è esplosivo, quindi raggiunta una certa concentrazione in una stanza, in una camera, basta una piccola scintilla per innescare una bella esplosione. Il gas di per sé è inodore. Se sentite la caratteristica puzza è perché all'origine viene aggiunto un elemento che genera questa puzza qua. Ovviamente questo è per motivi di sicurezza. Vi ricordo che giocare col fuoco può far male, non fate esperimenti o prove per evitare di ustionarvi o peggio appiccare il fuoco in casa. È sempre bene tenere un estintore a polvere in casa ed è ancora meglio non cercare mai di spegnere principi di incendio alla cassetta di derivazione elettrica o da una pentola piena d'olio con l'acqua. Mai spegnere l'olio acceso con l'acqua, fa una fiammata della Madonna e poi è ancora peggio. Bene, vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relative a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto e i vari link. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi, con l'account Twitter pillole di bit, via mail pilloledibit@gmail.com, sul gruppo Telegram pillole di bit col punto prima dell'it / Telegram, sul canale Discord pillole di bit col punto prima dell'it / Discord. Sul sito c'è anche il classico form. Rispondo mediamente a tutti e sono attivo quasi sempre nei due gruppi di discussione. Mantenere un podcast, come ormai sapete, ha un certo costo. Questo non vuol dire che il podcast diventerà a pagamento, ma che ogni supporto economico è ben accetto. Supportarmi mettendo mano al portafogli vale anche come un bravo, stai facendo un lavoro che mi piace. E se mi ascoltate, spero che questo podcast vi stia piacendo. Come si può partecipare e sostenere questo podcast? Ho aperto tre canali differenti, così può andare bene per tutti. Satispay per le donazioni singole, ed è quello che per me ha le commissioni più basse. PayPal, che vale sia per le donazioni singole che per quelle mensili ricorrenti, e scegliete voi quanto metterci. C'è il canale Patreon per abbonarvi a vari livelli di partecipazione mensile e avere qualche servizio extra. Tutte le indicazioni sono sulla pagina Patreon, non ve le elenco se no dura più la parte dei soldi che la parte di contenuto del podcast. Tutti i link inutili detti qui a voce sono sul sito nella colonna laterale destra. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha già partecipato e chi ha intenzione di partecipare e concretizzerà questa intenzione.
Vi ricordo che ho altri due podcast, uno molto più nerd, G-Cookies, e lo trovate sul sito www.gcookie.es. L'altro non è tecnologico, parla di Torino, la città dove vivo da sempre. Lo trovate sul sito www.iltucci.com/a Torino, tutto attaccato. Visto che la puntata non ha bit all'interno, ho pensato che potrebbe essere una puntata di pillole di bit completamente bit free. Quindi oggi il tip è musicale. Se siete un po' giù di morale e volete davvero ridere di gusto, andate su YouTube e cercate Nanowar Mastrota. Nelle note dell'episodio vi metto il link diretto, che è più facile. Adesso ascoltate tutta la canzone e cercate di resistere. Non ce la farete e scoppierete a ridere. Non si resiste. È come le morbide fruttioiche devi masticar. Ovviamente c'è anche su Spotify. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!